Ciao, facciamo un po' il resoconto di quello che è successo questa mattina nella nostra chiacchierata. Beh, intanto siete state tantissime anche oggi, per cui vi ringrazio. Abbiamo parlato di vinili e di copertine in particolare, abbiamo passato anche dei brani che avete richiesto, così come ad esempio un brano del primo album di Michael Jackson dopo la sua storia con i Jackson 5, quindi una copertina anche particolare che segnava un po' il passaggio dai Jackson 5 alla sua vita da solista, con in copertina lui vestito con uno smoking nero che ricordava un po' Frank Sinatra, ma quello che lo contraddistingueva e che lo contraddistinto negli anni sono stati i calzini bianchi che in quell'occasione aveva voluto mettere, aveva deciso lui. Nel frattempo abbiamo parlato anche di questo bellissimo lavoro di Madonna, fotografato da Herbst in bianco e nero. In realtà la copertina è blu, visto che il brano e l'album si intitolava True Blue, dove la differenza tra la copertina, il vinile e la cassetta è anche la dimensione della foto di Madonna, perché nella cassetta, essendo più lunga, vediamo Madonna con un pezzo di spalla scoperta e il giubbino di pelle, invece qui nel 33 giri solamente il viso di Madonna. Tra l'altro, due versioni realizzate, quella con la scritta Madonna per il mercato europeo e quello con la scritta senza la scritta Madonna per il mercato americano, perché allora lei era già conosciutissima. Un altro fotografo importante che abbiamo anche un po' cercato di vedere è stato Mastertap, che in realtà ha realizzato la copertina di Patti Smith, anche in questo caso una copertina particolare perché le due colombe stanno quasi a significare di prendere il volo e stanno quasi a significare come quando la sacerdotessa del rock avesse deciso in qualche modo di così terminare la sua carriera. Abbiamo parlato poi di artisti che invece di utilizzare l'immagine fotografica hanno utilizzato la loro arte, essendo anche pittori loro stessi, e quindi hanno deciso di utilizzare i propri quadri o dei disegni, così come ha fatto Augusto Daolio, per rappresentare quello che erano le copertine degli album del gruppo, in questo caso i Nomadi. Non sono riuscita a passare questo album particolare fatto a forma di portone del Banco dei Mutuo Soccorso, ma ve lo racconterò la prossima volta. Intanto abbiamo poi ascoltato anche brani degli anni Ottanta. Insomma, ho detto che martedì prossimo avrei passato quelli che non sono riuscita a soddisfare, per cui come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Questo è un po' quello che abbiamo raccontato quest'oggi. Vi aspetto martedì prossimo alle 9:30 puntuali, perché continuiamo a parlare di storie di copertine di vinili, insomma anche di cose, di aneddoti curiosi, insieme a voi, insieme anche ai brani che non sono riusciti a passare. Ormai il martedì è appuntamento fisso, per cui vi aspetto puntuali alle 9:30. Passate una buona settimana. Un bacio. Ciao.